i fasti di Elisabetta Farnese saranno il tema di una mostra in programma per l'autunno nel palazzo che porta il suo nome. L'annuncio oggi da parte dell'assessore alla cultura Cristian Fiazza e del neo direttore scientifico dei musei civici Antonio Iommelli. Ha l'ambizione di riportare a Piacenza i fasti che Carlo di Borbone aveva portato giù a Napoli. C'è proprio una storia interessante che comunque lega Piacenza ad una storia nazionale, no? Ad una storia che comunque vedeva protagonisti allora, re, regine. Operativo da una settimana, Iommelli ha già cominciato a prendere contatto con le collezioni e tra i primi obiettivi c'è la divulgazione sia in ambito locale che fuori provincia dei patrimoni culturali custoditi nei musei civici. Dobbiamo far sì che Piacenza esca fuori da Piacenza e venga conosciuta dai piacentini. Molti mi chiedono sempre come mai Piacenza? E Piacenza in realtà per uno storico dell'arte come me è una città che raccoglie dei tesori importantissimi, ma da sempre, quindi non soltanto ora. E per noi Piacenza è conosciuta per tanti motivi, non ha confini. Basti citare tra tutti, per noi importantissimo in tutti i manuali di storia dell'arte, la Madonna Sistina di Raffaello, per poi passare al Pordenone, per tutta la storia che sappiamo dei Farnese. Quindi in realtà Piacenza e il museo per l'appunto di Palazzo Farnese avrà questo compito, quello di raccontarla ai piacentini, ai non piacentini, agli addetti ai lavori e a tutti.